Siamo con Giuseppe Pignatiello, sindaco della città di Castrano I. Buonasera. Buona serata. Allora, un evento importante per la città di Castrano, questo perché la candidatura a città europea del 2023, l'anno prossimo, è stata portata avanti, credo, con molta intensità. Sì, diciamo che assolutamente è il risultato di tanta passione. Noi abbiamo lavorato dal primo giorno sullo sport, grazie in particolare all'assessore vice sindaco Carola Bonali, sia nel primo mandato che in questo secondo mandato. Il lavoro che stiamo facendo rispetto al campo sportivo, ma non solo, anche la palestra nuova che dovrà sorgere in Via Cebe e tutti gli altri lavori e manutenzioni che facciamo attraverso finanziamenti, il nostro bilancio, sono il segno proprio di questa volontà. Riteniamo che lo sport sia un po' il centro dell'attività di ogni comune, sia importante per la socialità all'interno del comune, quindi lavoriamo forte su questo. Si è presentata questa opportunità, abbiamo deciso di portarla avanti. L'abbiamo fatta al meglio possibile, l'obiettivo è di farla al meglio possibile. Poi, se raggiungeremo, insomma, il risultato saremo Incrociamo le dita, assolutamente contenti, ma io sono però, ecco, ottimista. però la cosa fondamentale è veramente averlo fatto al massimo e farlo, insomma, sperando di dimostrare, insomma, tutto il bello che stiamo facendo. Ecco, Carola Bonelli è l'assessore allo sport. Quali sono le peculiarità dello sport castanese? Ma lo sport castanese, le peculiarità sono tutte. Abbiamo delle associazioni che lavorano sul territorio veramente in maniera pazzesca, abbiamo dei tecnici, delle persone che fanno questo lavoro con passione. Quindi noi non possiamo che presentarle al meglio e sicuramente se vinciamo lo dobbiamo anche a loro e soprattutto a loro, perché io e lui siamo i registi, ma gli artefici e gli sportivi sono le Sono nostre le società. associazioni. Siete ottimisti in merito? Ma sì, in realtà oggi ci siamo divertiti, è stata una bella giornata, abbiamo fatto vedere tante belle strutture e sinceramente i giudici ci sembravano contenti di quello che hanno visto e di quello che hanno sentito dalle nostre parole, poi io vado come vado, abbiamo fatto il nostro meglio, ecco, l'importante è questo, abbiamo fatto il nostro meglio, questo è Vince una sicuramente. sola ed è importante comunque partecipare in questo caso più che Bisogna vincere. partecipare assolutamente perché dobbiamo presentare le nostre associazioni. E poi se E vinciamo, poi se ben vinciamo, ma io venga. toglierei il sì. Grazie mille, grazie assessore, grazie Grazie, sindaco e buon lavoro. grazie mille. Grazie. Grazie, grazie.